Ben ritrovati a tutti. Sedetevi in Shukasana, gambe incrociate, e iniziate a fare queste rotazioni con la parte bassa della vostra schiena. Andate proprio a muovere il vostro bacino da una parte e dall'altra. Fate 10 giri, 10 giri. E dopo fate questi movimenti di antero e retroversione, sempre lavorando con la parte terminale della vostra schiena. Anche qui fatene una decina, una ventina. Dopodiché appoggiate le piante dei piedi tra di loro, afferrate le dita dei piedi con le mani, intrecciando le dita e andiamo nella posizione di Baddha Konasana, la farfalla. E possiamo mantenerla per qualche minuto, in modo attivo, muovendo in questo modo le gambe. Dopodiché ci andiamo a sdraiare e rimettiamo le gambe in questa posizione, quindi Sutta Baddha Konasana, la farfalla sdraiata. Lasciamole morbide, molleggiando dolcemente, sentendo il rilassamento di tutta la parte bassa della schiena e il lavoro del bacino. La manteniamo un paio di minuti, 3 minuti, dopodiché portiamo le ginocchia larghe vicino al petto. Le braccia vanno dentro le ginocchia, ci afferriamo i piedi. Inspiro e espirando, Ananda Balasana, questa posizione. Possiamo dondolarci senza pericolo per la schiena. Sentiamo l'apertura e sentiamo tutto il massaggio e i benefici che quest'asana porta alla nostra schiena e al nostro bacino. Lentamente sciolgo la posizione dopo averla mantenuta per una ventina di respiri e andiamo a procedere con Malasana. Malasana è la posizione della ghirlanda, ve la faccio vedere, è questa, è un po' intensa. Se è troppo difficile farla o avete problemi alle ginocchia, la potete fare comodamente seduti su un piccolo sgabello o un rialzo. Quindi vi sedete, puntate i gomiti all'interno delle ginocchia, le punte dei piedi sono verso l'esterno, spingete allargando con i vostri gomiti. La schiena è dritta, il petto è proteso in avanti e sentiamo sempre l'apertura anche in questa posizione. Mantenetela respirando. Una ventina di respiri sono sufficienti. Oppure fate 10 respiri. La sciogliete e la ripetete per 2 o 3 volte. Ora prendete una sedia o uno sgabello e andiamo a fare Amahadevi Asana. Ci sediamo e apriamo le gambe più che possiamo con le punte dei piedi verso l'esterno. Questa è la posizione. Le braccia le possiamo mettere così o le possiamo mettere appoggiate all'interno coscia che spingono in apertura le nostre gambe, quindi il bacino sta lavorando. Ora spingete coi piedi a terra come se vi voleste sollevare coi glutei dal sedile e rimanete in posizione con la schiena dritta, respirando. Seguite le indicazioni sull'articolo per i tempi, ma se sono troppo intense potete anche ridurre sia il tempo che i respiri di mantenimento. Sciogliamo la posizione e ci riportiamo seduti a terra. Ora portate le gambe in questa posizione, prendete la gamba sinistra, la fate passare sotto e il tallone sinistro va vicino al gluteo destro, mentre la gamba destra si posiziona in questo modo, il piede destro oltre il ginocchio sinistro. Il braccio sinistro invece avvolge la gamba destra. Inspiro. E con l'espiro ci giriamo verso destra e portiamo la mano dietro. Andiamo in Matsyendrasana. Questa è la posizione completa, vista di lato. La schiena è dritta, la mano dietro vi raddrizza, il petto è proteso in avanti. E sentiamo una tensione che parte in tutta quest'area. Stiamo lavorando sull'articolazione iliosacrale. Stiamo allungando il gluteo, stiamo tonificando il nervo sciatico e lentamente la lasciamo
dopo almeno una decina di respiri e la ripetiamo dall'altra parte allo stesso modo. Dopo averla effettuata, ci possiamo mettere in posizione di Matsya Kridasana, che è l'ultima di oggi, è una posizione di rilassamento e si deve fare a pancia in giù. Allora, mettetevi a pancia in giù, con le mani intrecciate, il lato sinistro del viso è appoggiato e guardate verso destra. Piegate la gamba destra in questo modo, col piede verso l'esterno, e cercate di arrivare col gomito al ginocchio. Questa posizione è un ottimo rilassamento, ma è anche veramente, veramente efficace contro la sciatica. Quindi rilassatevi in questa posizione da un lato e poi lo fate allo stesso modo anche dall'altro lato. Quindi appoggiate il lato destro del viso, il gomito e il ginocchio sinistro si vogliono toccare e potete chiudere gli occhi. Fate 2 minuti, 2 minuti, 3 minuti e 3 minuti, in base a quanto il vostro corpo lo desideri. Dopodiché, anche per oggi abbiamo terminato.